Evento culturale di tutto rilievo a San Salvo con la mostra delle copie dei mosaici antichi di Ravenna, che presenta 27 delle 65 opere musive realizzate tra gli anni 40 e 60 dal gruppo Mosaicisti di Ravenna. Ospitare le copie dei mosaici murali di Ravenna per noi è una grande occasione, non solo per stabilire questa forma di partenariato con una città candidata come città della cultura che è Ravenna, con la quale abbiamo un legame che non è soltanto quello dato dalla venerazione per San Vitale, e anche dal fatto che siamo entrambi città portuali del mare, almeno città portuali dell'epoca romana, ma anche appunto questa tradizione del mosaico che a San Salvo abbiamo scoperto riscoprendo il mosaico romano. Certo, una quantità di mosaici, il nostro assolutamente più ridotta rispetto a quella di Ravenna, ma che comunque ci consente di legarci a questa città e a quella tradizione molto ben rappresentata dal numero delle opere portate qui, grazie all'assessorato alla cultura di Ravenna, che ringrazio particolarmente, e a tutto il lavoro che è stato fatto anche dalla direttrice della mostra, la dottoressa Linda Knifz, e all'assessorato alla cultura del comune di San Salvo, al quale va dato merito di aver davvero portato nella città un momento di cultura e di promozione anche della nostra città davvero importante. La mostra è nata da una collaborazione tra il Lions Club San Salvo e il Lions Club Alighieri di Ravenna e tra i comuni di San Salvo e Ravenna, e costituisce un evento artistico eccezionale per l'Abruzzo, in quanto queste opere sono state esposte in diverse capitali d'Europa e in importanti città europee e americane. È importante questo legame tra le due città, città che hanno la cultura ma che hanno anche l'industria, città che quindi sono molto similari, che però credono fortemente, credo oggi noi vogliamo dire, le due amministrazioni vogliono dire, che credono fortemente nella cultura come settore anche di redditività turistica, come offerta più ampia. Credo che abbia fatto bene San Salvo a portare per la prima volta in Abruzzo queste copie che hanno girato tutto il mondo, quindi in un certo senso hanno portato anche il mondo, hanno portato la storia di Ravenna e la storia europea qui, dove appunto c'è stata un'influenza e ci sono delle testimonianze. C'è un altro sforzo che bisognerà fare, che è quello non solo di conservare la memoria sul mosaico antico, ma lavorare sul mosaico contemporaneo. Noi lo stiamo facendo come amministrazione comunale attraverso una collezione che abbiamo, attraverso un festival del mosaico contemporaneo che facciamo ogni 2 anni. Credo e vedo già che lo farà sicuramente anche San Salvo con il mosaico contemporaneo, facendo riferimento al territorio anche regionale abruzzese, perché è chiaro che l'obiettivo fondamentale è anche quello di portare a conoscenza e far conoscere anche la contemporaneità del mosaico. Il mosaico non è solo quello delle basiliche paleocristiane ravennati, ma è anche l'evoluzione che viene portata avanti dagli artisti contemporanei italiani. Quindi questa è un'altra sfida che dobbiamo saper cogliere, credo che sicuramente San Salvo riuscirà a farlo. Lo vediamo anche in questa mostra, perché vediamo anche opere di mosaico contemporaneo. Quindi già in questa mostra, dove ci sono le copie dei mosaici antichi, San Salvo li accompagna al mosaico moderno. Questi mosaici sono, come abbiamo già detto, delle copie, ma delle copie raffinatissime dei mosaici antichi di Ravenna, perché sono stati realizzati con l'ausilio di cartoni, cioè di carta da lucido a contatto, che si utilizzava nelle operazioni di restauro. A Ravenna è sorta, grazie proprio ai mosaici antichi, la prima soprintendenza d'Italia, già nel 1898, con 10 anni d'anticipo sulle altre, ma proprio perché questi mosaici necessitavano di essere restaurati ed erano considerati parte delle glorie patrie del nascente Stato unitario, il nuovo Stato italiano. Quindi grazie a questi strumenti si è deciso di realizzare queste copie, che sono veramente uno a uno e anzi riproducono persino gli andamenti e il cosiddetto ductus, cioè con il sistema di inserimento delle tessere regolare con un certo andamento. Quindi sono degli ambasciatori abbastanza fedeli, direi, degli originali, che ovviamente non possono essere strappati
dall'interno delle chiese. È un'ottima trovata. Il museo è una casa per ospitare l'arte, per ospitare la cultura, e ben venga a misurarsi con le culture che vengono da altri posti. Può essere un esperimento o accade anche in altri musei? No, accade anche in altri musei, e soprattutto, cioè, ci sono anche le possibilità di confrontare il nuovo e l'antico, diciamo, con il moderno. In questo caso è l'antico con un altro antico, è sempre comunque un momento di riflessione, di conoscenza, di crescita per tutti. Il contesto espositivo è il Museo Archeologico Civico Porta della Terra, la Chiesa di San Giuseppe e la Casa del Mosaico Romano. La mostra resterà aperta fino al 9 settembre con ingresso gratuito.